Direi abbastanza bene, naturalmente rispetto a ieri c'è un flusso di macchine un po' più consistente legato al fatto che oggi è un giorno feriale e non festivo. Fortunatamente il provvedimento di chiusura di molte scuole della circonvallazione, oltre che quelle del centro storico, ha aiutato questa mattina a far fronte all'afflusso dei visitatori che è ancora ingente, però insomma tutto si sta svolgendo senza particolari problemi, sia l'afflusso alla stazione che l'accesso dalle porte dove i controlli di sicurezza proseguono in modo assolutamente tranquillo. Il tempo ci sta assistendo perché per ora non piove, speriamo anche per i prossimi giorni della manifestazione. Un grazie davvero a tutti coloro che si stanno impegnando e stanno lavorando duro perché questa bellissima festa si svolga senza problemi. È soddisfatto l'assessore al traffico Francesco Raspini, incontrato a metà mattinata del secondo giorno di Lucca Comics, durante un sopralluogo ad uno dei punti più critici della viabilità cittadina, il blocco della circonvallazione su Viale Giusti in corrispondenza della stazione ferroviaria. Ed effettivamente Lucca ha ben assorbito anche questa seconda giornata di arrivi, nonostante il giorno feriale ed il traffico dei lavoratori che si è sommato a quello del popolo dei comics. Le maggiori criticità, come prevedibile, si sono registrate durante le prime ore della mattina, ma nessun blocco totale del traffico, che è andato rapidamente normalizzandosi nel corso delle ore. Tra i provvedimenti che hanno maggiormente contribuito a snellire la circolazione, c'è stato sicuramente quello della prenotazione dei parcheggi, che ha fatto sì che molti sapessero già dove parcheggiare l'auto, evitando di dover passare da un parcheggio all'altro. Ancora lunghe però le code alle biglietterie, specialmente quella della stazione, dove però i tempi di attesa sono stati abbastanza tollerabili. Ma l'attenzione di tutti è rivolta a sabato, quando le prevendite hanno superato quota 48.000.